Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il povero Michele. Ma che è sta merda? Ma fa schifo! Ciao a tutti ragazzi, io sono il povero Michele e come potete vedere è giunto il momento di fare un bel salto di qualità a livello video su questo canale. E per festeggiare ho deciso di mostrarvi non solo uno dei giochi a cui sono più affezionato in assoluto, ma anche uno dei titoli più rari presenti all'interno della mia collezione. Sto parlando ovviamente di Secret of Mana, Seiken Densetsu 2 per gli amici italo-giapponesi, capolavoro targato Squaresoft. Action JRPG uscito nel 1993 in Giappone per Super Nintendo e l'anno seguente, nel 1994, arrivato anche in Europa. Quella di Mana in realtà è una serie che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, perché Square Enix sta puntando parecchio su questo brand. Infatti, non solo recentemente sono uscite sia la Collection of Mana, che racchiude tutti e tre gli episodi appartenenti alla trilogia, compreso il terzo capitolo che non era mai uscito all'infuori del Giappone, ma c'è stato in tempi recenti anche proprio il remake di questo episodio. E inoltre, proprio nell'ultimo direct di Nintendo, è stato annunciato anche il remake del terzo capitolo. Quindi è una serie in un certo senso ancora molto attuale, sicuramente da riscoprire, e questa edizione in mio possesso, anche se ormai obsoleta perché sicuramente non è il modo più comodo per giocare a Secret of Mana, mi rende super orgoglioso perché l'edizione originale GIG, quindi pensata per il mercato italiano, che non solo è in condizioni più che accettabili, ma inoltre al suo interno è completissima di tutto e come andremo a vedere ci sono parecchie chicche. Quindi, bando alle ciance, direi che è proprio il caso di passare all'unboxing, ma prima, mi raccomando, se questo salto qualitativo non indifferente vi piace, lasciate un like in modo da farmi capire che state apprezzando e se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere. Unboxing! Ed eccoci qua con questa edizione in tutto il suo splendore. Come vi avevo già detto, questa qua è l'edizione GIG, quindi pensata per il mercato italiano e con tutte le scritte in italiano. Le condizioni sono accettabili, ci sono un po' di rigonfiamenti e strappi qua e là, però le condizioni generali sono eccellenti. Dietro vediamo appunto che tutte le scritte riportate sono in italiano e tra l'altro è divertentissima la descrizione, perché non solo cattura l'attenzione del potenziale acquirente, che è questa la funzione principale delle scatole dei videogiochi, ma al tempo stesso riporta un po' delle ingenuità proprio tipiche dell'epoca, come tutto è possibile in questo mondo fantastico, dove tutte le cose sono all'incontrario. Questo italiano un po' arcaico e neanche correttissimo, è sempre molto divertente. E a proposito di scritte, mi fa semplicemente impazzire quanto riportato in copertina. Sono indicate alcune delle caratteristiche salienti che dovrebbero appunto invogliare il giocatore a comprare il titolo. E niente, uno dei vanti principali è quello di avere 16 MB di memoria, la pila di salvataggio. Tra l'altro, molto interessante, aveva il supporto al multitap, infatti si poteva giocare in multiplayer. Il multitap è quell'accessorio, così come aveva anche la PlayStation 1, che consentiva di aumentare il numero di ingressi disponibili per i controller e quindi di giocare in più di due giocatori. Continuiamo a vedere le condizioni, vedete un po' di strappi, qualche imperfezione, però meglio di così secondo me i giochi Super Nintendo sono difficili da trovare perché il cartoncino tendeva a deteriorarsi molto facilmente. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Prima però vi faccio notare appunto che essendo questa la versione italiana, su una delle due linguette abbiamo il corrispettivo del triangolino blu che troviamo adesso sulla costina dei giochi Switch. A proposito dei giochi Switch, altro che quella tristezza di custodie rosse vuote che presentano sulla cartuccia, come potete vedere qui all'interno della custodia di cartone è pieno di manualistica e foglietti vari. E questo per me, ragazzi, è una vera goduria assoluta. Era parte integrante dell'esperienza ritrovarsi pieni di cose da leggere e da fare. Nello specifico, passiamo subito alle avvertenze per il compratore, inutili, queste qua si trovavano in qualsiasi gioco Super Nintendo ed erano uno standard, un po' come i libretti anti-epilessia che troviamo adesso sempre all'interno dei giochi Switch, più che altro ti spiegavano come giocare e come utilizzare le cartucce. Le cartucce venivano indicate come Game Pack, e mi sembra il Super Nintendo come Action Set.
mutuando il termine dal Nintendo. Poi c'era anche immancabile il catalogo Super Nintendo, era una sorta di flyer promozionale che faceva vedere quali erano i titoli principali del momento per la console targata grande N, ed era un po' il catalogo su cui sbavare quando si era piccoli, perché si vedevano tutti quei giochi che non solo erano pure abbastanza difficili da trovare, ma probabilmente i tuoi genitori non ti avrebbero mai comprato. E queste poche immagini, queste quattro immagini al gioco, erano più o meno tutto quello che si riusciva a scoprire e a sapere in anticipo, non essendoci ancora internet in quel periodo, sui giochi che interessavano. E quindi insomma era parte integrante l'esperienza per poter volare con la fantasia e desiderare un gioco e il suo acquisto. Tolti questi flyer standard che si trovano in tutti i giochi Nintendo, passiamo al manuale di istruzioni, ragazzi, e questo qua mi fa sentire male. È un manuale gigantesco, solo in italiano, non è così grande perché è multilingua, ma sono decine e decine di pagine, tutte a colori, tutte ricche di immagini, informazioni, trucchi e consigli per procedere all'interno dell'avventura. Veramente i giochi dell'epoca erano difficili, erano dispersivi, e i manuali avevano una funzione preparatoria, servivano veramente, ma poi ritrovarsi i manuali così era quasi leggere un libro, anzi leggere un fumetto. La quantità, la mole di informazioni presente all'interno di questi opuscoli è fantastica. Vedete qua addirittura ci sono le tabelle con tutte le stat delle armature, delle armi, è una cosa veramente che ancora oggi mi lascia totalmente senza parole, e questo tra l'altro è in condizioni eccellenti, non c'è uno strappo, non c'è una pieghetta, non c'è una scritta sopra, perché molto spesso si scriveva anche sopra i manuali per prendere appunti, mentre questa appunto è perfetta a differenza del box esterno. E per finire la vera chicca incredibile, abbiamo un posterone che si può aprire e stendere in tutta la sua imponenza con la mappa di gioco dettagliata, cosa che troveremo anche in Link to the Past, ed è una mappa utilissima perché il gioco era un casino da esplorare, perché utilizzava il Mod 7 per l'esplorazione in tre dimensioni della mappa di gioco, della world map. Il fatto di averla all'interno della custodia, all'interno del gioco, aumenta di parecchio il valore collezionistico di questa edizione. Inoltre, se si rigirava la mappa, avevamo un artwork gigantesco e bellissimo, un artwork che da bambino mi faceva veramente sognare, che tra l'altro è un po' l'artwork ufficiale, la key visual, che ritroviamo un po' ovunque all'interno della grafica di gioco. È anche l'immagine stampata sulla cartuccia. La cartuccia, vediamo, è perfetta, non è ingiallita, non presenta spacchi, graffi, zozzeria, è perfetta. E anche questa è una cosa abbastanza rara, perché il grigio del Super Nintendo tende ad ingiallirsi con il tempo e soprattutto a prendere molta sporcizia. Tra l'altro la batteria tampone all'interno della cartuccia, necessaria per i salvataggi, ancora funziona. Anche il portacartuccia in cartone, questo standard di tutte le custodie Super Nintendo, è in condizioni impeccabili, e questo è un altro di quegli elementi che di solito fa lievitare il prezzo finale di un gioco retro gaming Super Nintendo. Questo perché, essendo tutti elementi in cartone e quindi che facilmente si deteriorano con il tempo, è difficile trovare delle edizioni tenute così bene. E sono felicissimo di avere questa, perché nonostante qualche difetto estetico esterno, presenta tutto quello che presentava ormai 25, 26, se non qualcosa di più, anni fa, in uno stato perfetto. L'ho trovato su eBay a un prezzo folle, comprato ormai un 5-6 anni fa, ed è chiaramente il pezzo di cui vado più fiero ed orgoglioso in assoluto all'interno della mia collezione. Non è raro, ragazzi, Secret of Mana non è raro in assoluto, si trova abbastanza facilmente, ma trovarlo completo così vi assicuro che non è un compito facile. E questo, ragazzi, era l'unboxing di Secret of Mana PAL GIG per Super Nintendo, uno dei giochi a cui sono più affezionato in assoluto, e vi dirò anche il perché. Perché è uno di quei giochi che ho sempre desiderato sin da quando ero ragazzino, quando avevo 6-7 anni, ma lo volevo così tanto che mandai addirittura la letterina a Babbo Natale per farmelo regalare. Ora, sebbene giri voce che sono un figlio di papà, dovete sapere che da piccolo non mi regalavano videogiochi, e quindi, pure se ho mandato la lettera a Babbo Natale, in cambio ho ricevuto
niente. E questo quindi è stato uno sfizio che volevo togliermi a tutti i costi e l'ho fatto. Comunque non vi consiglio di spendere una barca di soldi a meno che non siate dei collezionisti incalliti, e ci sono dei metodi decisamente più semplici per giocare a Secret of Mana. Uno per esempio è quello di giocare a Remake, che presenta alcune attualizzazioni del gameplay ma in un certo senso rimane ancorato agli stilemi del passato. Oppure, perché no, di recuperare la collection Secret of Mana. Altrimenti, se volete un'esperienza quanto più simile a quella originale degli anni 90, il mio consiglio è quello di accaparrarvi un Super Nintendo Mini, perché all'interno della libreria precaricata della console, tra i 20 titoli c'è proprio Secret of Mana, con tutte le migliorie del caso, quindi supporto all'HDMI e save state, utilissimi per i JRPG dell'epoca, che comunque non erano semplicissimi, anzi erano parecchio dispersivi e per questo al loro interno veniva messa la mappa. Detto questo, ragazzi, penso di aver detto tutto, spero che questo sia un ottimo nuovo inizio, un ottimo nuovo inizio, perché sto riniziando sempre da capo. E grazie per la pazienza, grazie per avermi supportato anche quando la qualità dei video era un po' così e così, e spero che questo nuovo corso vi piaccia. Mi raccomando, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Secret of Mana e soprattutto di questa edizione bellissima, e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, in HD a 50 fps, ciao!